e il nome di Vincenzo Fiorillo a monopolizzare le ultime ore di calciomercato in Casa Pescara. Le strade del portiere del club si stanno per dividere quando alle porte ci sarebbe stata l'ottava stagione consecutiva per Fiorillo, che nel pur disgraziato ultimo campionato ha realizzato il record di presenze per un portiere in maglia Pescara, collezionando ben 224 gettoni tra Serie A, Serie B e Coppa Italia. Nelle ultime ore era anche rimbalzata una voce da Terni, secondo la quale nell'incontro tra i direttori Matteassi e Leone e il presidente del Pescara Sebastiani si sarebbe parlato anche di Fiorillo. Il nome dell'estremo difensore era stato accostato già a maggio alle Fere, fresche di ritorno in Serie B. In realtà sia dal fronte Pescara sia dal fronte Ternana sono arrivate secche smentite. Fiorillo in realtà sta per chiudere con la Salernitana, neopromossa in Serie A, che è pronta a fare ricorso all'esperienza del portiere genovese per essere il dodicesimo di Bele. Una volta in porto questa trattativa, per i dirigenti biancazzurri sarà necessario tornare sul mercato per reperire un numero uno forte ed esperto, degno di una squadra che vuole puntare in alto. Con la Ternana ieri invece si è parlato del maxi scambio oramai ai dettagli. Il DS Luca Leone ha puntato dritto su Frederik Sorensen per rinforzare il reparto difensivo delle Fere. Il danese è pronto al trasferimento a titolo definitivo. In cambio a Pescara arriveranno l'esterno difensivo mancino Paolo Frascatore, anch'egli a titolo definitivo. Come detto, per lui si tratterebbe di un ritorno utile sia come tutta fascia ma anche come braccetto della difesa 3. E l'attaccante Guido Marilungo in prestito per completare la rosa dei centravanti. Con questo innesto il reparto sarebbe in teoria al completo ed altri arrivi saranno preceduti da uscite, al netto di quella di Borrelli che tentenna di fronte all'offerta del Piacenza. Così la pista a Panico resta in stand-by, visto che i vari Bocic e Di Grazia sono ancora in rosa, così come al momento c'è una situazione di stasi anche sul fronte Galano. Tuttavia la pronuncia del TAR, che stamani ha rigettato il ricorso del Chievo, spalancando la strada al ripescaggio del Cosenza, potrebbe indurre i silani a formulare una proposta per l'esterno foggiano. Intanto la squadra continua a lavorare al Poggio e venerdì, ore 18, ci sarà la seconda amichevole precampionato al Ferdinando Colangelo di Penne, partita che sarà preceduta dalla inaugurazione della rinnovata struttura con manto in erba sintetica. Sarà anche l'opportunità di vedere all'opera alcuni dei nuovi, come Ferrari, Dursi e probabilmente Cancellotti.